quando gli dei scendono sulla terra, che è accompagnato da un CD musicale che vi consiglio caldamente per fare meditazione ed altro. È una sorta di viaggio spazio-temporale. Dicevo questa mattina che è una sintesi dei 10 libri scritti da Zaccaria Sitchin, quindi se non avete voglia di leggervi i 10 libri di Zaccaria Sitchin, potete leggervi il mio, che è una sintesi in definitiva scritta in maniera dialogica e teatrale. Vuoi ripetere l'ultimo libro? Sì, I figli della Sfinge, quando gli dei scesero. I figli della Sfinge. Sì, non si capisce bene? No, è troppo rimofante. Un termine che si riassume Sicilia. Sì, sì, sì. I figli della Sfinge, quando gli dei scesero sulla terra. Tra l'altro, pubblicato dalla Pastori, l'editore è qui. Si può alzare? Prima l'ho visto. Dov'è? È di Foggia. Attenzione, che molti mi chiedono. È andato via, mi ha salutato e è scappato. È andato a prendere il caffè. Molti mi dicono, anche i conservatori, ah sì, Foggia ha una casa editrice, sì, ma è qui vicino addirittura. Vabbè, poi ci sono articoli scritti per Area di Confine, sul sistema ARCO, di cui vi parlerò oggi, numero 42-43 del 2009, e poi sui sistemi antigravitazionali numero 46, 47 e 48. Qui abbiamo il direttore di Area di Confine, che io pregherei di alzarsi, il carissimo Ennio Piccaluga, che è di San Severo. La Puglia vanta un sacco di... Sì, che abbiamo San Severo. Gianni Lannes, Carlo Vulpio, sì, tutti quanti. Esatto, Carlo Vulpio, Gianni Lannes, che speriamo di portare prossimamente al nostro incontro di nuovo qui, perché vogliamo trattare un argomento. Oggi, non so se l'avete notato, gli argomenti erano più leggeri, i prossimi saranno molto più pesanti, cioè riguarderanno il signoraggio e l'antimafia. Quindi portatevi il giubbetto antiproiettili, perché rischiamo tanto. Andiamo avanti. Questo lo possiamo togliere, ecco. Molti mi hanno detto, perché ho trattato questi argomenti già altrove, specialmente la Sapienza di Roma, mi hanno detto: Alessio, tu abbassi il livello vibrazionale delle persone parlando di questi fatti, perché sono fatti spiacevoli. Guardate, non è un piacere parlare di fatti spiacevoli. Io vorrei cantarvi delle melodie, vorrei raccontarvi cose belle. E allora, per tutta risposta a chi mi faceva queste osservazioni, io gli dissi, gli raccontai una sorta di parabola. Gli dissi: sai, c'era una volta, sapete, un uccellino che stava morendo di freddo, un freddo tremendo, quell'anno, e in mezzo all'erba ghiacciata stava morendo di freddo, e vede di lì passare una mucca e gli dice: ma sto morendo di freddo, non potresti fare qualcosa per me? La mucca si guarda intorno e non ha nulla di meglio da fare che cagargli addosso. L'uccellino prova un grande sollievo, perché stava morendo veramente di freddo. Sapete, il freddo è terribile, quando si muore di freddo la morte è più terribile. E sul momento sente un grande sollievo, dice: ah, finalmente mi sto riscaldando per po'. Dopo un po', naturalmente, comincia a sentire una puzza terrificante e dice: sto soffocando, non ne posso più. Passa di lì una volpe e gli chiede di nuovo aiuto. La volpe dice: ah, ma ci penso io, non ti sarei a preoccupare. Pulisce l'uccellino di tutti gli escrementi e alla fine se lo mangia. Voglio dire, non sempre chi vi caga addosso lo fa per il vostro male, e ricordatevi che non sempre chi vi libera dalla merda lo fa per il vostro bene. Partiamo da una frase di Martin Luther King, entriamo nell'argomento più che ci sta a cuore, perché sono cose da vivere con il cuore, attenzione. Credo che il fatto fondamentale di questi incontri servano a non dividerci. Spesso e volentieri sento delle frasi contrastanti tra di noi, per piccolezze. Se ci dividiamo su questi aspetti, il potere, che avete notato già da questa mattina, Solange Manfredi e Ennio Piccaluga con
gli occultamenti, gli insabbiamenti, o come si dice in inglese, cover up, di foto e di fatti, ci spingono a ragionare in un certo modo, cablandoci quindi il cervello in maniera tale che poi ragioniamo in quel senso e basta. Questa è una frase di Martin Luther King, tra l'altro impiegata da David Icke per una conferenza a Cesena. David Icke iniziò con questa frase, io l'ho ripresa perché mi è piaciuta tantissimo: le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. Quali sono le cose che contano? La salute, l'aria, la democrazia, e non cadere in dittature irreversibili, come sta succedendo un po' in tutta Europa, ma principalmente in Italia. Sapete che il berlusconismo sta spaventando il resto del mondo. Siamo al 74esimo posto per la libertà di stampa, insieme alla Macedonia e al Gabon, e non vi dico a livello musicale dove siamo andati a finire, all'84esimo posto. Quindi avete capito che dovremo affrontare delle cose poco piacevoli, però partiamo anche da un qualcosa che vi dia la possibilità di giudicare quello che vi sto per dire. HARP. HARP significa High Frequency Active Aurora Research Program, cioè ricerca sull'aurora attiva, progetto di ricerca sull'aurora attiva ad alta frequenza. Tutto l'universo, sapete, è un insieme di risonanze armoniche derivanti da un unico suono. Ecco perché si dice sempre: all'origine fu il verbo, ma Marius Schneider faceva notare già negli anni 70 che il verbo non deve essere inteso nel senso di saltare, amare e salutarsi, ma il verbo significa vibrazione. Questo unico suono originario ha poi generato attraverso le sue sovrafrequenze e subfrequenze, che in gergo fisico e musicale vengono chiamate sovrarmoniche e sottarmoniche, ha generato tutto invisibile, sapete? Cioè, che cosa siamo noi? Che cosa sono i pianeti? Che cosa è tutto ciò che ci circonda? Sono delle interferenze d'onda. Noi siamo delle interferenze d'onda, perché tutto vibra, attenzione. Se ragioniamo in questi termini, forse riusciamo a capire approfonditamente il discorso più complesso che viene dopo. Guardate, questa è un'esperienza che fece Gladwin nel 1827, risale al 1827. I miei allievi di storia della musica lo studiano dai libri di storia della musica, un po' di fisica acustica facciamo anche. L'esperienza di Gladwin pone della sabbia finissima su un piatto di metallo. Questo piatto viene fatto vibrare da un archetto di violino. Guardate come si va a disporre la sabbia, riproducendo delle figure armoniche meravigliose. Tenete bene a mente questo concetto. Guardate, questo è 1964, con tecnologie attuali, Hans Jenny, fisico, dottore, medico svizzero, inventa il tonoscope, cioè uno schermo che è in grado di trasdurre, cioè trasformare i suoni attraverso lo schermo in queste figure. Il suono, vedete che cosa tira fuori? Consonanze. Stiamo parlando di suoni armonici, naturalmente, non suoni disarmonici. Vengono fuori delle consonanze, delle figure meravigliose, come in questo caso, come in quest'altro caso. Questa è una sorta di rappresentazione artistica del nostro DNA, che sapete è a sezione aurea, è 34 micron alto e 21 largo. 34 diviso 21 sono i numeri di Fibonacci, che ormai tutti quanti conoscono grazie al film di Dan Brown. 34 diviso 21 è uguale a 1,618. Sì, il nostro DNA è fatto a sezione aurea, come tutto il resto del cosmo, come gli accordi musicali sono fatti a sezione aurea. Tutto è a sezione aurea, che è fatto farfalle. La Terra è in sezione aurea rispetto al Sole come frequenza. Questo sarà l'argomento